Buonasera, ben ritrovati, appuntamento del lunedì sera con Dilettanti per Dire. In questa prima parte sono con noi Roberto Cominoli. Ciao Roberto. Buonasera a tutti, ciao. Che è tornato a trovarci. Avevamo annunciato ieri Soncini, che invece non c'è perché è malato, ma ha un degno sostituto, vale a dire Alessandro Lelca, che è tornato a trovarci dopo che era stato con noi, se non erro, alla seconda puntata. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ti faccio subito la domanda perché Roberto lo aveva sentito quella sera. Avevi detto in quell'occasione: firmerei per il quarto posto. Io scommetto invece oggi che se ti dicessi questo non firmeresti assolutamente, e ne hai ben ragione. Neanche per il secondo posto firmo adesso. Neanche per il secondo posto, giusto? Bravo, bravo. Siamo lì fino alla fine. Ci credete assolutamente? Assolutamente sì. Siamo passati da doveva venire uno che ha marcato Del Piero, è arrivato uno che è stato marcato da Boyomo. Me l'ha detto lui, Perché sei non diciamo marcato, che cosa? È stato Clay di Ado marcato da Boyomo. Io c'ero il terzino. Ah, tu c'era Clay che l'ho marcato. Sì. Vabbè, allora diamo un po' di dati, Roberto, di questa Juve Domo. Sì. Quinta vittoria consecutiva, settima giornata su 15 senza subire reti, non subite gol da più di 450 minuti, 40 gol in campionato, che sono 2,7 circa gol a partita, quindi partite sempre da 2 a 0 ogni gara, miglior attacco del calcio dilettantistico piemontese dall'eccellenza alla terza categoria. So anch'io che non firmi per il secondo posto, perché con questi numeri oggettivamente siete assolutamente competitivi per provare a vincere questo campionato, Alessandro. Certo, guarda, te l'ho detto l'ultima volta che ero venuto, che davanti ci troviamo meraviglia. E dovevo ingranare un po' di più la difesa forse, però adesso è rientrato il Soncio, Pioletti è il difensore centrale più forte dell'eccellenza. Al centrocampo adesso è rientrato Tino Sciala, che è un allenatore in campo. Per cui adesso al completo manca Puzzello, ma al completo secondo me ci sono poche squadre come noi. Roberto? Ha ragione, davanti ci sono quattro attaccanti, i più scarsi da un punto di vista realizzativo, hanno segnato solo 6 gol, solo si fa per dire. Per esempio poi, che ha giocato meno degli altri, ne ha fatti 6, sì, come Fernandez. Il ragazzino qua ne ha 10 o 11. No, 8. 8. 10 a 11. Clady 11. 8 a 11, 19, 6 a 6, 12, 31 su 40 l'hanno segnati sti 4 qua. Qua ci sono 4 o 5 di Reto Colombo, 4 di Reto Colombo, se non ricordo male, con 3 rigori. Sì, con i rigori. Sì, però 31 su 40, sai cos'è? L'80% di gol l'hanno segnati gli attaccanti. È un segnale chiaro. Vuol dire che loro partono sempre da 2-0. Questo è vero, sì. La coppia più forte, non lo dico adesso perché il ragazzo è qui, ma la coppia più forte, l'ho detto già tanti mesi fa, d'attacco era loro, non c'è, dico Ado e lui. Gli hai tirato un po' le orecchie, però prima puoi anche dirlo? Sì, ci vorrei sapere anche il record dei bianchini bevuti tra il venerdì e il sabato. Perché non basta avere tutti questi record. Bianchini no. Magari bevi te i bianchini. Io non li bevo io. No. Noi andiamo a birrette. Battute a parte. Però insomma, anche in questo è il segreto forse della Juve Domo. Cioè, sì, il gruppo, cioè, insomma, siete davvero un gruppo. Sono frasi fatte sempre nel calcio, nello sport, il gruppo fa la differenza. Però forse in questo caso è davvero così. È l'assoluta verità, perché ci siamo sempre anche fuori dal campo e berbirette. Sì, adesso, comunque a parte gli scherzi, sì, siamo un gran gruppo. Poi un esempio, io e Pioletti lavoriamo assieme, ci vediamo tutti i giorni, sono bravi ragazzi, andiamo tutti d'accordo. Poi torneremo, anche perché domenica c'è una partita importantissima come Juve Domo Virtus Verbania, il Borgaro Varvara allo Pombia. Insomma, ci sono incroci, si affrontano quattro delle prime cinque in classifica. Parliamo adesso anche di Serie D, perché c'è una squadra che sta volando,
Caronnese a parte ed è lo Sporting Bellinzagona. Prima abbiamo detto del rendimento straordinario della Juve Domo con 5 vittorie consecutive, lo Sporting ha fatto addirittura meglio perché le vittorie consecutive sono 6, 7 nelle ultime 8 con l'unico pareggio arrivato al 92esimo subito sul campo della Pro Settimo e diventerebbero 7 vittorie consecutive se inseriamo anche la Coppa Italia e ricordiamo che mercoledì c'è Coppa Italia sia per il Gozzano che per lo Sporting Bellinzago. Parlavamo prima dei numeri della Juve Domo. Con questi numeri anche lo Sporting può davvero sognare, Roberto. C'è una cosa strana in questo caso, stiamo sulle nostre, Gozzano e Bellinzago ovviamente, che ci interessano più da vicino. Alla nona giornata, dopo 5 vittorie di fila, il Gozzano era imbattuto e quel giorno, approfittando del pareggio interno della Caronnese, col Borgosesia, guarda caso, era in testa con 20 punti insieme alla Caronnese. Il Bellinzago era ottavo o undicesimo, a seconda di come la vuoi mettere. Certo. Ed era a meno 7, sono passate 8 partite, il Bellinzago da meno 7 è andato a più 7, ovvero ha portato via teoricamente 14 punti al Gozzano, dal quale pure aveva perso 2-0. Perché nelle ultime il Bellinzago ha fatto, come hai detto tu, 7 vittorie, di cui 6 consecutive. E quindi il Gozzano invece ha vinto solamente una partita. Il Gozzano ha fatto 4 punti su 18, pareggiato in casa con l'Acqui e vinto a Vado, perso le altre 4 che sono le uniche che ha perso perché prima era imbattuto. La notizia peggiore secondo me è quella della sconfitta ultima recentissima di ieri a Castellazzo. L'avevamo visto io te al Castellazzo. Ecco, sì, tu c'eri e quindi puoi testimoniare con me che il massimo rispetto per il Castellazzo, brava gente, buona società, salita grazie al passaggio tra le seconde, cioè attraverso i playoff, attraverso i playoff diciamo, sono su, si fanno un anno di quarta serie, retrocedono, non dicono niente, sono contenti così. Di punta c'era quel giorno Tomei che ieri non ha giocato e che sinceramente, con tutto il rispetto, bel ragazzo, alto e lungo, ma insomma l'eccellenza è già dura la vita. Come secondo te per questa mi fa specie questa sconfitta? Perché c'è stata questa crisi del Gozzano? Quello chiedo anche Alessandro. Intanto perché ha avuto dei problemi Max Guidetti, che ha giocato poco e non ha ancora segnato, forse ha segnato in Coppa. Sì, contro Borgosesi. E tu mi insegni che se non segna, con tutto il rispetto per tutti gli altri, se Guidetti comincia a non segnare, ragazzo qua vicino ci ha giocato insieme, sì, e può testimoniare che questo è di un'altra categoria. Ah sì, anche se c'ha ormai 40 anni. Sì. Quasi 40, però... è un 76. Farai 40 anni quest'anno. 40, sì. Sì, ma è di un'altra categoria assolutamente. Puoi insegnare ancora a tanti della mia età. E questo costa di sicuro qualcosa al Gozzano. E poi c'è anche una scaramanzia di mezzo. E tu ricorderai che a un certo punto, proprio quel giorno, alla nona giornata, il Gozzano si trovò in vetta alla classifica approfittando del pareggio della Caronnese. Col Borgosesia, vinse la partita interna e tutti, giustamente, festeggiamo questa cosa, ricordando che per la prima volta nella storia del Gozzano, storia di 90 anni del Gozzano, per la prima volta questa squadra era in cima a una classifica di un campionato quantomeno degno di essere ricordato, eccetera eccetera. Da quel momento non l'avessimo mai detto tutti, perché tutti eravamo contenti di questa situazione, è successo quello che è successo. Le scaramanzie nel calcio hanno un loro significato. Forse fossimo stati tutti un po' più zitti, ci mettiamo anche noi giornalisti. Tu credi, chiedo a tutte e due, credi alla scaramanzia? Io non ci credo, ma è meglio crederci ogni tanto. Alessandro, si è scaramato qualche segreto? No, lui no. Io no. No. Non è che io. Non lo vedo scaramantico. Neanch'io. Più scaramantico suo papà. Sì. Io sono un pochettino scaramantico solo quando gioca la Juve. L'anno scorso, cioè, quando siamo andati in finale, c'erano tutte le solite postazioni, la partita la vedevi con le stesse persone, poi purtroppo però la finale è andata in un altro modo. Quindi la scaramanzia la lasciamo. Secondo me è un segnale di debolezza essere scaramantici. Sì, non bisogna esagerare, qualcosina ma non troppo. Ecco, Alessandro, invece, ti stupisce la posizione di classifica e le difficoltà, ad esempio, del Borgosesia? Poi ci vediamo il servizio dello Sporting, cioè ieri sconfitta, in questo momento rischia di rimanere invischiato nella zona playout, dove negli ultimi tre anni non è mai stato. Negli ultimi anni non ha mai ricoperto questa posizione qua al Borgosesia, era sempre dall'altra parte della classifica. Sicuramente da quando è andato via Guidetti
Lunardon, Tettamanti, comunque sono giocatori di un certo spessore, sai, perdi un perdi buon, tanto, un buon 70%. Perso Diglio, Albitres, Mazzotti. È Diglio l'allenatore. L'allenatore. Manzo, che mi sembra che sta facendo bene. E poi comunque Borgosesia, credo che stiano improntando una politica più sui giovani, magari per risparmiare qualche soldino, non lo so, però sai, bisogna anche trovare giovani forti. Rischia Dionisi, telegrafico? No, Roberto. Credo proprio di no, credo proprio di no. È okay. Cambiato allenatore alla Novese, mi pare, sì. Dopo che era cambiato quello che poi, del Ligorna, che poi ieri sì. È stato battuto. Dunque, dicevi del Ligorna, andiamo a vederci la vittoria 2-1 dello Sporting Bellinzago sul campo del Ligorna. Lo Sporting Bellinzago sa solo vincere. Sul campo del Ligorna la squadra siciliana conquista la sesta vittoria consecutiva, la settima nelle ultime 8 giornate. Secondo posto in classifica rafforzato, staccato il Chieri, sconfitto a Pinerolo, altri 2 punti guadagnati sulla Lavagnese, fermata al Fausto Coppi dal Dertona. Insomma, i gialloblu sono la squadra più in forma del momento insieme alla capolista caronnese, che verrà affrontata tra 2 settimane in Lombardia. Prima però ci sarà il derby piemontese con il Pinerolo, terzo in classifica dopo il successo con il Chieri. A Genova i novaresi conquistano un successo meritato, inizio sprint dello Sporting che costruisce subito almeno 3 nitide palle gol, disinnescate dall'ottimo Boero, davvero superlativi in diverse circostanze. Il gol però è nell'aria ed arriva al decimo. Angolo di Magrin, Barabino si trova al posto giusto al momento giusto e firma il vantaggio. Il Ligorna si vede al 18° e trova il pareggio. Il signor Siri giudica falloso l'intervento di Barabino su Romei. Dal dischetto Ghiglia spiazza Fonsato e ristabilisce la parità. Dal 35° il 2-1 arriva. A siglarlo con una splendida incursione personale è Montante, che raggiunge così quota 7 nella classifica marcatori. Nel secondo tempo si guadagna la pagnotta anche Fonsato, che si fa trovare pronto su un paio di conclusioni del Ligorna. Lo Sporting ha il solo demerito di non chiudere la partita, fallendo in contropiede ripetutamente il Tris. Ma la vittoria non è in discussione, 2-1 ed ennesima perla di una collezione che comincia a diventare interessante. Dunque, prima di essere siciliano, chiedo a tutte e due, lo Sporting può pensare addirittura ad andare a prendere la Caronnese e a giocarsi la promozione? Insomma, i numeri secondo me possono dire di sì. La risposta è sì, secondo me. Roberto e poi Alessandro. Invece la risposta mia non è sì, è ni. Perché le prossime partite, adesso c'è Bellinzago-Pinerolo, poi c'è Caronnese-Bellinzago, poi il Bellinzago gioca in casa con la Novese e chiude con la trasferta a Borgosesi e il girone di andata. Dopo queste 3 su 4 importanti... Se fa 10 punti... Dopo ne parliamo, se no, no. Ok, Ale? Ma credo che se continuano su questi livelli qua, perché no? Per il calcio della nostra zona sarebbe bellissimo avere una squadra in Serie C. Assolutamente sì. Poi chiedo anche a Roberto cosa cambierebbe per la Juve Domo in caso di promozione in Serie D, anche se immagino già la sua risposta, tutto. Eh beh, figurati. La Juve Domo... Ne ho parlato anche ieri sera con Guido Ferraro al telefono, nella classica telefonata di mezzanotte della domenica, discutevamo proprio di questo. Cioè, cosa cambierebbe, in che senso? Se la Juve Domo sale, cosa succede? Cioè, a livello organizzativo, a livello... Succedono tante cose, perché credo che la società sia una società a posto, ma non ancora organizzata a sufficienza per la Serie D. In Serie D non si scherza, non sono concesse distrazioni, anche da un punto di vista organizzativo. È anche vero che io credo che certe cose... ti organizzi e ti adegui quando le vivi. Cioè, certo. Beh, no, a Domo sono già andati in quarta serie, sono saliti e dopo essere saliti in quarta serie sono saliti anche nella loro C2, dove sono rimasti per 2 anni, quindi non è mica che devi insegnare agli orsolani a gestire le cose. In questo momento certamente sono disabituati quelli che ci sono, ma è un attimo. A livello di rosa cambierebbe tanto, secondo te, Roberto? Ma io non so se cambierebbe tanto. Secondo me cambiare tanto è sbagliato, lo dico subito. Certo, qualcosa bisogna cambiare, ci sono anche gli obblighi anche degli perché juniori, noi abbiamo visto qualche squadra del girone A di Serie D quest'anno e io credo che con un paio di innesti la Juve Domo potrebbe magari giocarsi 3 o 4 dipende innesti. Dipende dagli juniores, secondo me. Io non voglio entrare nel merito degli juniores che ha la Juventus Domo adesso, perché li ho visti talmente poco, non mi permetterei mai di giudicarli. Dipende da loro. Per quel che riguarda 5, 6, forse anche 7 titolari, direi che se li possono anche tenere. Alessandro? Forse ma il segreto è anche quello dei giovani, perché stanno facendo infatti, bene. Infatti, diceva degli juniores, ma io non li conosco bene, quindi Zanni, non mi permetto di Guerra,
Paganini, ecco tu lì, ti sai. C'è mio fratello, vabbè, faccio un po' di pubblicità, però no, è bravo tuo fratello. Io credo che i giovani così forti ce li hanno poche squadre. Poi soprattutto, per dire, Paganini è un terzino destro, da noi gioca terzino sinistro ed è uno dei più forti della categoria. Col Bavena ha giocato mezzala destra, è stato il migliore in campo. Zanni è un centrocampista e si adatta anche a fare il terzino. Marco Guerra ha segnato anche ieri, ha già fatto due gol in campionato. Voglio vedere i giovani delle altre squadre se sono come i nostri. Sì, sono d'accordo. Come no. Non c'è questo salto straordinario. Non ci sarebbe questo salto straordinario, visto anche il valore di alcune squadre della Serie D, che ripeto che abbiamo visto quest'anno, è ovvio che qualche innesto andrebbe fatto per la Juve Domo, per chi vincerà il campionato, che sia il Borgaro, la Juve Domo o altre. Facciamo delle ipotesi, però lui è autorizzato a dare questi giudizi perché è stato juniores nel Borgosesia. Cioè, quindi questa situazione di uno juniores in Serie D l'ha vissuta. E quindi sa quale deve essere il valore dei giovani. Alberto, negli ultimi anni le neopromosse, lasciamo stare il Castellazzo, certo, hanno sempre fatto benissimo. L'anno scorso lo Sporting Bellinzago e la Pro Settimo hanno fatto campionati di vertice, cioè si sono comunque nella parte sinistra della classifica, nella parte alta. Quest'anno il Pinerolo, che ha messo 3 o 4 pedini, ma non è che abbia stravolto più di tanto la sua rosa, sta facendo benissimo in classifica, e quindi dimostra che facendo le scelte giuste, mettendo le pedine nel posto giusto. Io parlavo più che altro a livello organizzativo, a livello di gestione, trasferte, campi, allenamenti, spogliatoi. Parlavo di queste cose più che dell'11 da schierare in campo con i giovani. Dicevo che in quarta serie non puoi permetterti di dimenticarti una munizione, di portare. Ecco, queste cose dicevo io, più che la parte tecnica e di campo. Sì, sì. Ci sentiamo l'intervista di Siciliano dopo la vittoria a Livorno. La squadra anche oggi ha fatto un'ottima prestazione, una grande partita su un campo difficile, contro una squadra difficile che lotta per salvarsi. E non era facile venire qui e devo dire che imporre il proprio gioco, cercare di portare a casa la partita con la nostra filosofia, devo dire che a sprazzi ci siamo riusciti anche discretamente bene, però era una partita soprattutto da portare a casa, cercare di fare i 3 punti per continuare il nostro cammino, per cercare di fare sempre meglio. E devo dire che io, ragazzi, oggi meritatamente, anche con una ottima prestazione e un buon gioco, abbiamo fatto veramente bene, portando a casa, ripeto, questi 3 punti super meritati. Adesso bisogna proseguire, continuare, non mollare mai. Mercoledì abbiamo la Coppa, un altro bel appuntamento, e sicuramente ci sarà spazio per qualche ragazzo, qualche giocatore che in questo momento sta giocando un po' meno, ma questo non vuol dire snobbare la Coppa, anzi ci teniamo a cercare di fare il possibile per passare, e chi giocherà, che in questo momento ha giocato un po' meno, è sicuramente all'altezza di tutta la rosa, perciò sono convinto che faremo una buona prestazione. Poi come andrà a finire lo dirà come sempre il campo, perché giochiamo contro un'ottima squadra che è il Bra, con un bravo allenatore, una squadra organizzata, forte, perciò sicuramente sarà un'altra partita difficile, però sono convinto che faremo bene, quantomeno ci cercheremo di fare la prestazione per provare a passare il turno. La partita purtroppo è andata subito nel modo peggiore, nel senso che abbiamo subito un gol in un momento in cui tutto sommato stavamo giocando bene, e siamo subito riusciti a raddrizzarla, e proprio per un altro nostro errore, grosso errore, ma pazienza, abbiamo regalato il secondo gol. Dopodiché abbiamo continuato a provarci, giocando comunque a calcio contro una bellissima squadra, in dubbio, non sono lassù senza motivo. E abbiamo creato 2 occasioni con Romei nel primo tempo, Costa e Zunino sulle fasce si muovevano molto bene, sono venuti giù diverse volte, hanno messo dei bei cross, peccato non è entrata. Secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi, siamo riusciti a creare anche lì 2 o 3 occasioni, purtroppo di nuovo non è entrata. Un flash, Roberto, poi chiedo anche come cambierà, come potrebbe cambiare i valori con il mercato. Non abbiamo magari parlato della Caronese, che ha 37 punti, ritmo impressionante, ieri ha fatto fuori, credo, definitivamente il Bra dalla corsa al primato. Bra forse la grande delusione di questo campionato fino a questo momento. Chapeau per la squadra di Zaffaroni. Sì, altro che.
poi Barzotti, Corno, Maier, che ben conosciamo, Giudici, gente che segna e che fa segnare, è una buona squadra, anche l'anno scorso era partita lanciatissima, forse addirittura in questo periodo, sì, gli prima. Stessi punti o se non qualcosa in più. Ha fatto 20 punti contro i 22 del Bellinzago di questa gestione, però il Bellinzago, come abbiamo detto, è scatenatissimo in questo periodo, quindi sta gestendo il campionato in maniera ottimale. Domanda secca, lo vuole vincere o no questo campionato? Ma secondo me nessuno si ritira indietro quando è il momento. Io non credo che ci siano squadre, o comunque se non squadre, giocatori che vadano ad arrivare che vanno primi per tre quarti di campionato e dicono adesso andate avanti voi. Ecco. Io in campo gioco per vincere sempre. Tra 10 giorni riaprono le liste e c'è il mercato. Chiedo a tutte e due, dunque, lo Sporting potrebbe prendere una punta, Radio Mercato dice così, per rafforzare ulteriormente la squadra. Il Gozzano, non so, magari alla luce degli infortuni qualche inserimento lo farà, perché non abbiamo detto una cosa importante, nella flessione del Gozzano c'è un nome che manca. Sì. Tu hai fatto quello di Guidetti, io ne faccio un altro, quello di Troiano. Sì, certo, e magari quando certo. È in campo... No, qualche volta fa arrabbiare perché è focoso, però è tanta roba, non scherziamo. Ha qualità di palleggio straordinarie, sui calci piazzati disegna sempre per parabole, carità. E quindi sicuramente Troiano. La domanda è, dal mercato cosa vi aspettate? E non è un mistero che la Juve Domo, lo ha detto Castelnuovo, lo hanno anche confermato i dirigenti, cerchi un centrocampista, chiedo dunque Alessandro dopo se c'è bisogno a tuo giudizio di un innesto. Roberto? Allora, l'anno scorso, come ben ricorderai, il Bellinzago stravolse completamente la squadra, la rosa, sì. La rosa a dicembre. Quest'anno penso proprio di poter dire che, alla luce di quel che sta succedendo, non lo farà. Cambierà qualcosa, uno, forse due della zona davanti potrebbero andare via. Uno potrebbe giustamente arrivare anche per sostituire chi magari se ne va, però non cambierà di molto. L'obiettivo della squadra era quello di fare meglio dell'anno scorso, penso, no? Certo. Non credo di mancano vincere. 18 punti a fare meglio, quindi. Quindi vedi, si può fare. Credo che non cambieranno molto e continueranno su questa falsariga cercando di migliorare continuamente il gioco, anche perché davanti Massaro segna ancora, quindi Montante... Mi pare che sia arrivato 7 gol, insomma, non è male. 19 gol in 2. Il Gozzano, ti aspetti qualcosa? Il Gozzano qualcosa, sì, conoscendo il patron che chiederà conto ai suoi uomini di questa defaillance, di questo periodo di crisi, perché la parola giusta è questa, non si può cambiare parola. Sicuramente qualcosa faranno, è gente che conosce il mestiere, che conosce i giocatori, che conosce i ruoli, che lavora molto anche con la Lombardia e che quindi qualcosa faranno. Alessandro, c'è bisogno di un innesto ulteriore per rafforzarvi, per dare l'assalto definitivo alla vittoria del campionato? Ma guarda, la quinta punta. Quello devono vedere il mister e la dirigenza. Io non faccio nomi, sennò poi magari fanno comunicati che anch'io devo guardare in casa mia. Ha ragione. Sennò poi non voglio andare in mezzo, poi rispondere. Ha ragione. Se no è vero, perché l'altra volta... Può dire, se ne prendono uno bravo, io sono contento. Ecco. Sì, no, non fa nomi perché... Non faccio nomi perché l'ultima volta è stato fatto un nome... Ha fatto un nome, è venuto fuori sì, un pandemonio. Se ne è parlato per 3 settimane di quello che aveva detto, Solcini, al Baveno. Che poi non ha detto niente. Sono d'accordo con te, nella fattispecie in quella puntata, l'ho anche detto a Soncini, a mio personale giudizio non c'erano state assolutamente delle offese da parte del mister. Non parlo di Soncini, parlo dell'altro nome. Sì, di Kerchi, nome che... Poi voglio dire adesso, senza offendere nessuno e anzi facendo i complimenti a queste squadre, a queste società che combattono per cercare di salire di categoria. Siamo comunque ancora in eccellenza. Vorrei ricordare, e lo dico per l'ennesima volta, lo dico da 1000 anni, il calcio si divide in due, chi si allena di sera e chi si allena di pomeriggio, e tu lo sai Elka, perché di pomeriggio hai provato ad allenarti. Sì, ho provato ad allenare il pomeriggio 5 giorni a settimana, poi sabato mattina. Come tu ben sai, chi si allena di pomeriggio ha diritto ad avere una retribuzione per poter vivere come minimo. Chi si allena di sera questo diritto non ce l'ha, magari lo ottiene, ma non ce l'ha. La differenza è questa. Se si va in quarta serie e si vogliono fare le cose bene, bisogna allenarsi il pomeriggio. E quindi le spese, ovviamente, e per i rimborsi spese, raddoppiano, triplicano, che ne so io. Anche se a Domo mi dicono che, insomma, anche questi che si allenano di sera gratis non vanno.
Non mettiamo in difficoltà buon Alessandro. Roberto. No, però ecco, c'è questa grande differenza. Quindi siamo ancora a questi livelli in eccellenza, stiamo tutti calmi, voglio dire sui nomi, su uno che dice una cosa, uno che sussurra no, una... Roberto, sai, tu dai. Dici questo da anni, io dico questo da anni, lo dico sempre, cioè il fatto che si prendano tutti troppo sul serio, dato di fatto, ma la colpa probabilmente è anche nostra, perché diamo tanto spazio a questo calcio. Diamo spazio, se siamo dilettanti c'è un motivo per cui magari... Però è quello che ti ho detto io. Aspetta, fammi parlare Alessandro, vai. Sì, secondo me quindi bisogna stare un po' tutti più tranquilli sotto questi punti di vista. Non prendersela per una battuta, non fare comunicati, controcomunicati per delle frasi, anche perché altrimenti... Sì, perché sennò si passa quasi per ridicoli, perché si vuole fare professionisti quando invece siamo dilettanti. E poi soprattutto, altrimenti veniamo qui l'automa, facciamo i due automi, schiacciamo la risposta che tutti vogliono sentire, politica ricorrect. Sono contento di essere arrivato primo. Sono contento, spero di giocare. L'allenatore bravissimo. Il mister deve fare le sue scelte. Grande, il mister deve fare le sue scelte, la squadra è perfetta, il gruppo, gli avversari sono tutti più forti, basta. Non sei un po' più di queste dichiarazioni scontate. In eccellenza, facciamo una cosa, andiamo a sentirci le parole di Rotolo e del presidente dell'Orizzonti dopo il pareggio 0-0 tra Orizzonti e Borgomanero, e poi chiediamo conto ad Alessandro e a Roberto del ruolo di questo Borgomanero in questo campionato, perché io un pochettino faccio fatica a decifrarlo. Prima le interviste. Siamo qui con Gianfranco da Milano, presidente degli Orizzonti United. Allora, presidente, 1-0 contro il Borgomanero, che partita ha visto? Partita maschia, con grandi lotte in tutte le zone del campo, un buon punto, buone squadre da entrambe le parti. Diciamo che ce l'aspettavamo così, ed è andata così. In partite come questo spesso il primo che segna vince. Non siamo riusciti a realizzare noi, però anche loro hanno avuto le loro buone occasioni. Forse con le due delle migliori difese del campionato 1-0-0 era pronosticabile? Sì, sicuramente sì. Paradossalmente loro non prendono gol da molto tempo. Gli unici gol che hanno preso sempre si dal Volpiano, e che sembra una cosa incredibile, però magari basta una disattenzione. L'attenzione è stata per fortuna massima, con un paio di buonissimi interventi del nostro portiere. E questo ha portato ad avere un risultato positivo. Prossimo turno vede l'Orizzonti contro il Santiago, che partita si aspetta? Ma come tutte, ma sono tutte partite da tripla, nel senso che un pronostico vero e proprio non c'è mai. Ogni domenica c'è una sorpresa, quindi bisogna andare là e lottare e cercare di fare i tre punti. Siamo qui con Giorgio Rotolo, allenatore del Borgomanero. Allora mister, che partita è stata? Io sono entrato negli spogliatoi e ho fatto i complimenti alla mia squadra, perché io ho visto una squadra giocare a pallone ed è stato il Borgomanero. Io sono, ripeto, felicissimo, perché i giocatori hanno interpretato nel miglior modo possibile questa partita. Abbiamo creato tanto, non siamo stati fortunati, perché nel calcio c'entra anche la fortuna, a sbloccare il risultato, ma io ho visto una squadra che ha giocato in una metà campo sola ed era sempre quella dell'Orizzonti, quindi sono contentissimo. Spero che continuino, perché secondo me questa squadra ha dei margini di miglioramento ancora importanti, perché ci sono giocatori che stanno crescendo, un gruppo che si sta consolidando giorno per giorno, e quindi vado via da questo campo, da Cigliano, con tanto ottimismo e speranze di poter migliorare ancora di più. Nonostante la buona prestazione, un punto in casa degli Orizzonti è pur sempre un punto guadagnato, o sono più due punti persi? Ma allora, diciamo che venire a giocare su questo campo è un campo difficile. Per come abbiamo fatto la partita, per come si è sviluppata la partita, sono due punti persi. Anzi, non sono due punti persi, sono due punti che ha guadagnato Mordenti. Perché con un altro portiere probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. Io faccio i complimenti a Mordenti, perché veramente oggi la palma del migliore in campo ce l'ha lui, nonostante i miei giocatori abbiano giocato una partita ad altissimo livello. E quindi, ripeto, non vado via con la mare in bocca, non vado via felicissimo, vado via contento per aver fatto un'ottima prestazione. Prossimo turno vi vede contro lo Stresa, che partita si aspetta? Allora, adesso abbiamo il turno infrasettimanale mercoledì di Coppa Italia col Baveno. E cercheremo lì di riproporre lo stesso tipo di gioco. Poi domenica abbiamo lo Stresa, che ho già vinto 4-0 con l'Omegna, se non sbaglio, e so che è una squadra che è abbastanza veloce, rapida,
cercheremo chiaramente di rimpostare la partita, di riprepararla in quei due giorni che abbiamo prima della domenica e vediamo un attimino. Però io sono molto contento perché la squadra sta correndo e grande merito va al mio preparatore che sta lavorando come si fa quando lavori con i professionisti, cioè con puntiglio, precisione, ogni giocatore lavora come deve lavorare, quindi il merito va distribuito diciamo per tutto il mio staff, però un plauso lo devo fare al preparatore atletico. Dunque ci vediamo la classifica, perché vi giro la domanda che ho anticipato prima, no? Che ruolo può e deve avere il Borgomelere in questo campionato? Cioè, può inserirsi come terzo incomodo tra Juve Domo e Borgaro? Sì o no, Roberto e poi Alessandro? Detto che ha 7 punti di svantaggio, non sono pochi. Fai parlare prima lui che vai, è nel giro. Alessandro? Ma mi sembra che nel giro di 3 punti ci sono 4-5 squadre. Secondo me di quelle 4-5 squadre lì, il Borgomanero è quella più attrezzata. Per quanto ho visto io. Ti dico, dalle squadre con cui abbiamo giocato in tutto l'arco dell'andata, il Borgomanero è quella che mi ha impressionato di più, assieme ad un'altra che è l'Aigreville, che non so come fa a essere... Ma risalirà la classifica, ieri ha vinto una partita importante, insomma vedrai che... Ma c'ha dei belli elementi, per cui non... a noi ci ha messo sotto. E, sai, sono quelle partite che... Certo. Prendi le imbarcate e poi al 90° ti viene fuori il rigore, la vinci, meno male. Però a me sono piaciuti. Roby? Intanto queste due squadre di cui abbiamo visto i commenti hanno preso solo 9 gol insieme alla capoclassifica Borgaro, capoclassifica con loro, quindi sotto il piano del... Il risultato era scritto, lo 0-0. Non prendono mai gol, quindi ne prendono pochi e quando li prendono male, se non ho capito male, perché il Borgomanero ha perso 2-0 a Volpiano, ecco, quando ha preso 3 gol contro di loro. Quindi ha preso 5 gol in due partite e poi nelle altre ha preso solo 4. Quindi dietro, al di là di queste amnesie, loro saranno anche stati bravi a farli, quindi niente da dire, stanno andando bene. Pinelli davanti, che è uno che conosciamo, è un buon attaccante di sicuro, l'altro che gli sta insieme non è neanche male, nemmeno lui, è un'altra... bella coppia, forse non all'altezza dei due qui o Solani, però non sono molto lontani a livello di potenzialità. Quindi il Borgomanero farà un buon campionato, penso che arriverà nelle prime 3 o 4 o 5 al massimo. Però sì. Le prime due hanno qualcosa in più, sei d'accordo? Ecco, sì, per il momento sicuramente. Quanto avete paura dell'inverno, Alessandro? Spieghiamolo perché, no? Nel senso che perché chiaramente... Perché il nostro lo fa freddo freddo. Allenarsi diventa un po' un problema. Sai... Ma più che altro adesso che stiamo andando filati, la sosta ci potrebbe tagliare un po' le gambe. Sarà una sosta di 28 giorni. Per quello è molto lunga. Bisogna vedere come rientriamo dalla sosta, quel periodo tra gennaio e febbraio, secondo me è il momento cruciale del campionato nostro. Magari lo lanciamo, magari Fabio durante le vacanze di Natale vi porta a fare a Dubai, da qualche parte a fare un ritiro estivo. Magari andiamo anche io e te, Roberto, a fare diciamo stupidità. Ma è una battuta, Roberto. Ma lo so che è una battuta, ma però poi la gente ci crede. Poi la gente, tu non devi fare queste battute, perché dico, avanti alle nasi... Non devi dire queste cose. Beh, magari, però possiamo secondo me la cosa migliore da dire, sai qual è? Durante il periodo invernale andremo in un posto riparato, in una bella palestra, faremo un certo tipo di allenamento, ci alleneremo più seriamente, hai capito, eccetera, eccetera. Ma sai le gnocche che ci sono a Dubai? Eccolo lì. Allora, vai a Dubai. Andiamo a vederci la vittoria del prossimo avversario della Juve Domo, la Virtus Verbania, 1-0 contro il Santiago Servizio. Vince 1-0 la Virtus Verbania in casa contro il Santiago, grazie a una rete di Costantin dopo 10 minuti nella ripresa. Andiamo in cronaca a vedere le azioni salienti del match. La prima occasione per la Virtus Verbania sul cross di Manfroni, termina alto il tiro di Lionello. Ancora Virtus Verbania con un cross di Lionello, si butta di testa Beretta ma non trova lo specchio della porta. Si fanno vivi anche gli ospiti intorno alla mezz'ora con una punizione di Bogo Barcelos che termina alta sopra la traversa. Al 31esimo c'è un calcio di punizione di incontri, bello il colpo di testa di Costantin, altrettanto la risposta di Cerutti che para la conclusione. Al 38esimo ci prova Bruniera ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Al 40esimo
tiro secco di Manfroni, ma centrale con Cerutti che può parare la conclusione. L'ultima occasione del primo tempo, un calcio di punizione di Constantin che viene respinta con i pugni da Cerutti. Per quel che riguarda la seconda frazione di gara, è bravo Beltrami dopo 8 minuti a uscire in uscita bassa e a fermare Comotto che era lanciato verso la porta. Bella l'uscita del portiere della Virtus. Al decimo arriva il gol che decide la partita. Bella iniziativa di Bricco, salta due uomini, mette la palla in mezzo dove Constantin di testa dall'interno dell'area di rigore mette la palla in gol battendo Cerutti. E ancora Constantin al 14esimo, prova la girata in bello stile ma il tiro è centrale. Ancora Beltrami protagonista al quarto d'ora, la conclusione di Brugnieri è angolata ma il portiere della Virtus è bravo a mettere in angolo. Lionello poi prova il tiro a giro ma non trova lo specchio della porta. Al 26esimo punizione di Brugnieri con la barriera che mette in calcio d'angolo. Ancora Manfroni al 27esimo, come nel primo tempo, il suo tiro termina centrale e Cerutti può parare. Ci prova incontri dal limite dell'area, c'è la potenza, non la precisione, il tiro termina alto sopra la trasversale. L'ultima occasione per il Santià con il tiro di Brugnieri che colpisce la traversa. Nonostante i 5 minuti di recupero il punteggio non cambierà più, la Virtus Verbania vince 1-0 grazie al gol di Constantin contro il Santià. Che partita hai visto Roberto, visto che l'hai vista? Ho visto una partita non bella, nella quale i due portieri sono stati molto bravi, però chiedo alla regia, per spiegarti com'è strano il calcio, di passare un contributo filmato di cui tu non sei a conoscenza. Okay. Adesso lo guardi, stai attento, guarda, è l'ottavo minuto e mezzo del secondo tempo. Okay. Ecco, guarda, vedi questo ragazzo? Bricco. Guardalo, guarda che cross. Vedi, ha sbagliato il cross. L'allenatore ha detto adesso lo cambio perché è stanco, poverino. L'azione continua, mentre uno si prepara per andare a sostituirlo, l'azione continua, sempre lo stesso giocatore, stai attento, guarda, sempre lui, guarda, op, uno, due, cross, e gol. Gol. Ecco, quando dico che il calcio si scrive sull'acqua e dopo un po' uno non si ricorda più delle cose, sostengo che sono queste le cose che fanno bello questo sport. Un minuto prima questo ragazzo, hai visto che cross ha sbagliato? Una cosa che ti viene di dire indegna, poi magari è rimbalzata male, no? Però anch'io ho visto che, mamma mia, che cross. Poi vedo Brando che alza il braccio e chiama, ha visto magari che era stato, per cambiare il giocatore. Aveva ragione Brando. 3 secondi dopo questo salta due uomini, cross a gol, partita vinta. Allora, era scarso quando ha sbagliato il cross o è bravissimo quando ha fatto il... È stato fortunato Brando, diciamo così, dai. Ecco, va bene. Andiamo però in questo è il calcio. Ok, andiamo in pubblicità, poi torniamo qui a dire tanti per dire. Possiamo dire anche adesso, no? Quando lo vedi. Cos'è che ha detto Alessandro Ecco di suo papà? Perché parlavamo di Brando, il papà di Brando che giocava alla Juve dopo. Sì, io ho visto il papà e adesso vedo il figlio. Ieri, te ne dico uno, prima di dire cosa ha detto Elka di suo papà, che non le deve dire queste cose. I due allenatori sono tutti e due di Biella, come ben sai, sia Brando. Certo, che Mellano. No? E allora Brando rimproverava a Mellano, gli ha detto, lo sai che tu quando eri a, non so più che squadra era, no, sono venuto a fare un provino e non ho mai preso. Oh, non mi ricordo, diceva poi... Mellano. Allora oggi la paghi, gli ha detto. Cosa ha detto Elka di suo papà? Che faceva la palla invece di fare il giocatore. Amore, povero papà Elka. Sì, che l'avrà portato 120.000 volte a scherzo. C'ha un bel piede mio papà, scappo gli ammogliati a Migiandone e faceva la differenza. Un'altra legnata. È un pezzo di pane papà. Sì, lo so. Ascoltami la cosa Roberto, non abbiamo parlato del Baveno, no? Nel senso che... Però prima di parlarne dimmi che infortunio ho avuto Sogno. Problema al tendine, tempi di recupero abbastanza lunghi, paio di mesi sicuri, fino alla sosta non giocherà più. E ieri è stata una grande risposta da parte della squadra perché senza Sogno vincere 2-1 su un campo difficile come quello della Junior Biellese è stato un bel segnale di forza. 6ª vittoria consecutiva, mi sembra 7ª nelle ultime 8. Però, sì, bene. Infatti il Baveno, se tu vedi, ha 25 punti. Bravo. Però Sogno, sostituire Sogno non è proprio così semplice come qualcuno potrebbe pensare. Possiamo dire che nelle ultime giornate è tornato il vero Travaini. Certo. Questa è una buona notizia per il Baveno, perché il Travaini lo davano già tutti pronto ad andarsene al primo di dicembre. Adesso oramai credo la riapertura delle liste. Si è guadagnato la conferma. A questo punto
decide lui, penso, a sto punto però. No? Credo che rimanga assolutamente. Rimarrà, certo. Anche certo. Perché non è mai mancata e la fiducia. Potrebbe essere, come mi hai fatto capire anche tu, che magari mancando Sogno si andrà a sostituirlo, visto che mancherà per molti bisognerà mesi. Capire la diagnosi esatta e vedere anche movimenti in altre società che ci potrebbero essere. Vediamo quello che succede a livello credo che, credo che in eccellenza ci saranno molti movimenti, sì, anche, per le prime 4 o 5. Anche secondo me. Ci sentiamo i due allenatori dopo Verbania-Santia, dopo Virtus-Verbania-Santia. Una vittoria importante per la sua squadra? Lo è stata per mille ragioni. Avevamo voglia di venire fuori da questa situazione creatasi domenica scorsa, dove ha dato fastidio veramente a tutti, a me per primo. Quindi abbiamo lavorato sotto tantissimi aspetti questa settimana, che non è stata una settimana semplice, però insomma la risposta direi che c'è stata soprattutto dal punto di vista della mentalità, dell'atteggiamento. Ho chiesto ai ragazzi di tirare fuori un po' di orgoglio anche, direi che quello c'è stato. Domenica affrontate quella che è la squadra più in forma di questo campionato, la Juve Domo, un attacco importante, che partita ti aspetti, mister? Ma l'ho sempre detto e continuo a ripeterlo, cioè, c'è da fare guerra ovunque, contro tutti, dal Volpiano alla Juve Domo. Andiamo a giocarci la nostra partita consapevoli che probabilmente, insomma, se la interpretiamo nel modo corretto possiamo anche metterli in difficoltà. Noi l'organizzeremo per fare in modo che ciò avvenga. Poi, insomma, sulla bontà della squadra che andiamo ad incontrare non sono di certo io a scoprirlo, parlano i numeri, parlano mille altre cose, quindi, però andiamo a giocarci la nostra partita, sicuramente non andiamo a fare la vittima sacrificale, questo è palese. Una partita combattuta contro due squadre che non ci stavano, tutte e due volevano cercare di portare a casa un risultato positivo e alla fine qualche occasione c'è stata di qua e di là, loro hanno segnato, qualcuno mi dice che l'attaccante del Verbania abbia fatto gol con la mano, vedremo nelle immagini, io non da dovero per me la presa di testa ha fatto gol, però qualcuno dice che ma comunque non cambia il succo della cosa, perché alla fine il gol è stato convalidato, dunque è chiaro che pensavamo di poter portare a casa il punticino, non ce l'abbiamo fatto, accettiamo il risultato che dice il campo e andiamo avanti. Ecco, comunque Marco, la tua squadra è una buona squadra, una squadra che soprattutto nel finale, quando hai fatto i cambi, si è buttata in avanti, una squadra che cerca di giocare e non specula sugli avversari. Sì, questo sì, noi quest'anno il problema che abbiamo è che facciamo molta fatica a fare gol, anche i numeri lo dicono, noi abbiamo preso con quello di oggi 13 gol e non siamo la miglior difesa, ma siamo lì vicino, ma ne abbiamo fatti mi pare 11, di cui 4 in una partita. Facciamo un po' di fatica ad andare in gol nonostante abbiamo dei buoni attaccanti. Un bilancio fino adesso del campionato della tua squadra, se sei soddisfatto o meno e cosa ti aspetti per il futuro? Ma io del risultato della squadra fino a qua sono soddisfatto, mancano due partite alla fine dell'andata e credo che se riusciamo a mettere insieme ancora qualche punticino abbiamo una classifica onorevole che ci permetterà di affrontare il ritorno non con tranquillità sicuramente, ma con la convinzione di poter raggiungere il nostro obiettivo, che in questo momento qua è prima di tutto stare fuori dai play-out, poi vedremo. Prima di passare anche al derby tra Stresa e Omegna, chiedo a Alessandro, hai visto la Virtus Verbania, domenica c'è questa partita, stiamo anche verificando la possibilità di regolamento alla mano, infatti, di trasmettere in diretta questa partita, quindi lo comunicheremo eventualmente. Ci stiamo provando, lo verificheremo nei prossimi giorni, proprio perché è una partita importante, c'è grandissimo entusiasmo, questo possiamo dire Alessandro, no? Intorno a voi, lo percepite, lo sentite? Sì, certo. Certo che tanta gente che magari all'inizio non si vedeva mai allo stadio, adesso tutte le domeniche sicuramente perché andiamo bene. Poi sai come si dice quando si vince tutti sul carro? È così che va il mondo. Logico.
Sì, si percepisce un grosso entusiasmo per questa partita, anche se tanti ultras del Domo lo vedono proprio come un derby, perché il Verbania è l'altro. Questi da un anno, 5 mesi che sono a Verbania. Però sicuramente è sentita, e anche noi giocatori, almeno per quel che mi riguarda, è una partita che sento abbastanza e sicuramente voglio vincere. Allora, mi hai dato un assist, no? Perché poi ci vediamo davvero Stresa Omegna. Dopo Roberto avremo Carlo Abbiati, nuovo direttore sportivo del Verbania. Situazione tragicomica, Roberto, no? Cioè, nel senso, tra l'altro ho letto da qualche parte, non era mai successo nella storia del calcio quello che è successo a Verbania quest'anno. In realtà l'anno scorso, grazie a Guido Ferraro, sì, è già successo. Il Vigevano non ha giocato 3 partite, certo, in eccellenza, e si è ripresentato alla, certo, quarta. Tra l'altro non aveva giocato 3 partite contro le 3 big, contro Varesina, Bustese e Verbania. Tutto è già Verbania. Successo nel calcio. Però un tuo giudizio su questa situazione? Ma io sono, posso per una volta lasciar perdere? Mi sono un po' rotto l'anima in questi anni di intervenire nei confronti del Verbania, quello 1959, e non poter mai dire una cosa simpatica, una cosa allegra, una cosa bella, sempre cose bruttine, sempre cose antisportive, nel senso, mi capisci? Ma lasciamo stare, lasciamo stare. Io auguro a tutti di andare bene, di far bene, di vincere, e di pareggiare poco e di non perdere mai, anche se nel calcio è impossibile. Però a livello di società, cosa sono tutte queste cose? Un po' sì, un po' no, un po' ti affitto il campo, un po' non te lo affitto, un po' te lo tolgo, un po' te lo prendo. Quello che mi fa ridere a me, queste cose qui mi quello, fanno quello dirò a Carlo, anche a Carlo Abbiati dopo, certe prese di posizione. Carlo ci metterà il cuore, perché ho parlato con Montani la scorsa settimana, chiudo qui, e dico questo: c'è più politica intorno al Verbania adesso di quando lui è stato presidente patron. E questo non va mai bene, mischiare la politica con il calcio. Ripeto, il paradosso è che c'è più politica adesso rispetto sì, a prima. Capito, vediamoci Stresa Omegna, va. Guardi, anche qui non siamo mica tanti. Senza storia il derby dei due laghi tra Stresa e Omegna. Lo Stresa vince e convince, e vince meritatamente 4-0. Eppure la prima occasione per sbloccare il risultato capita alla formazione ospite. È l'11esimo, Gherardini recupera palla e verticalizza per Soncini. Barantani è strepitoso, ipnotizza il bomber rossonero e salva la propria porta. Gol fallito, gol subito, così recita la legge non scritta del calcio, e infatti al quarto d'ora lo Stresa passa in vantaggio. Ironia della sorte, l'azione è manovrata da 3 giocatori ex Omegna. Cassani serve Tiboni, che prende velocità, entra in area e offre a Di Iorio un pallone facile facile che il numero 7 in maglia blu deve solo appoggiare in rete. Al 22esimo punizione di Soncini, sulla quale ci mette i pugni. Anche qui passano 30 secondi e sul ribaltamento di fronte lo Stresa va ancora in gol. In contropiede Tiboni parte, lanciato da Luca Cabrini, prende velocità e conclude in maniera perfetta l'azione in velocità. Al 28esimo angolo di Cassani sul secondo palo per Micheli, questa volta Fovanna neutralizza. Tanto Stresa e poco Omegna, e al 36esimo Cabrini allarga per Trotta, il diagonale viene respinto da Fovanna, si avventa Tiboni che deposita il pallone in rete. Il gol viene però annullato per fuorigioco dello stesso Tiboni. Al 43esimo l'Omegna potrebbe riaprire il derby, gran lavoro di Romano in area che serve Soncini, che dal limite dell'area piccola non trova però la porta. Nella ripresa è proprio solo Stresa, e già al primo minuto la formazione di casa trova il gol. Micheli crossa dal fondo per Luca Cabrini, che al volo batte Fovanna. L'ultimo quarto d'ora è scoppiettante per la formazione di Boldini. Al 30esimo un rasoterra di Cassani viene deviato in calcio d'angolo da Fovanna. Al 34esimo è un rasoterra di Tiboni a terminare fuori di poco. Al 37esimo Tiboni si lancia in contropiede, supera anche Fovanna, poi serve Micheli che allarga per la Ratta. Nazzari sulla linea salva. L'appuntamento con il quarto gol è rimandato di appena 30 secondi e giunge per mano di Di Iorio, che con una conclusione dalla lunga distanza supera Fovanna con l'aiuto della traversa. Roberto, situazione complicata per l'Omegna, no? Insomma, non me ne vogliano i tanti amici che ho in società, anche i giocatori, però così, lo ripeto, è dura salvarsi, servono almeno 2-3 innesti di qualità, altrimenti è dura. La classifica non mente dopo 15 giornate. No, poi quando arrivano, magari arrivano, si diceva prima,
ha pareggiato l'Omegna con la Juventus dopo in una partita estremamente difensiva. Roberto, l'Omegna sul campo, Roberto, però poi quando li prende, Roberto, li prende. L'Omegna sul campo sarebbe terz'ultima, avrebbe 13 punti. Lo so, c'è questo, ci sono questi tre punti, c'è il fatto che ha segnato poco, solo 17 gol mi pare, sì. Ne ha subiti una ventina. Quando l'ho vista io, devo dire la verità, l'ho vista solo una volta giocare una discreta partita, nelle altre occasioni male. A Borgomanero poi non parliamo. Borgomanero è come dove se non fosse entrato in campo. Dove deve intervenire secondo te? Ah, questo non lo so, so che non è che girino molti soldi, quindi questi dirigenti stanno facendo i miracoli già sotto l'aspetto economico, però stiamo parlando adesso non di soldi, di gestione, ma di calcio e di questo, partite. Cioè, qualcuno dice l'allenatore, secondo me non è colpa dell'allenatore, no, assolutamente, è proprio la qualità che in questo momento è una qualità non eccelsa, non so se Alessandro sei d'accordo, però... Sicuramente la posizione in classifica riflette questa cosa. Poi io non parlo dell'allenatore perché è un mio grande amico, Robert. Però, no, sai, i classici, sì, quelli sì, che dicevi prima, no? Lo stadio. Sì, vabbè, qualcuno, è un attimo dire questo. Però non è l'allenatore non può fare nozze con i fichi non secchi. Non dimentichiamoci, cioè, sì, che già l'anno scorso fu un mezzo miracolo la salvezza, non ti ricordi? Sì. Le vittorie consecutive nel finale che fecero la differenza tra l'andar giù e i playoff. Il problema è che io non vedo squadre come l'anno scorso. Cioè, se noi torniamo sulla classifica, Volpiano a parte, Ivrea a parte. Le ultime due sono fuori. Sì, però. Sì, le ultime due sono fuori, però. Ivrea e Volpiano, sinceramente, direi di tagliare. La Greville risale tutta la vita, sì, perché è una squadra importante, sì, società, sì, importante. Sì. Il Val d'Aosta, che io ho visto a Baveno, il Val d'Aosta, nelle ultime, parlavamo prima di certo, serie, è in crescita. Sta rimediando. La 9 è una squadra che. Cioè, non succedono, ma non succedono più ormai queste cose. Insomma, quello che è il problema, la vedo complicata, cioè, ripeto, servono un paio di innesti perché altrimenti diventa dura per l'Omegna. Le interviste e poi ultima domanda ad Alessandro Roberto. Poco da dire sul derby, anzi ci sarebbe tanto da dire, poco da dire nel senso del risultato giusto a favore vostro. Sì, sulla vittoria sì, però penso che 4 gol siano un po' troppo di divario, perché comunque l'Omegna sullo 0-0 ha avuto una buona opportunità per passare in vantaggio. Poi ne siamo stati bravi a sfruttare certi spazi che ci hanno dato nel primo tempo. La squadra ha fatto bene, oggi era più arrabbiata e sono contento. Anche se, ripeto, non ci sono 4 gol di scarto. Ecco, però come dicevi appunto tu, avete sfruttato appieno gli spazi e la velocità. Tiboni, soprattutto nel primo tempo, ha fatto parecchio male alla loro difesa. Sì, Tiboni ha fatto una gran partita, come tutta la squadra, la palla l'abbiamo mossa bene. Poi l'abbiamo gestita la partita, abbiamo avuto il 2-0, abbiamo cercato di sfruttare gli spazi e boom. Ripeto, loro comunque il campo l'hanno tenuto bene, hanno fatto una discreta partita. Si guarda già al prossimo impegno, altro derby contro il Borgomanero. Tutte le partite sono difficili, Borgomanero che è davanti, con quel tipo di squadra però lo Stresa ha sempre fornito buone prestazioni. Ma speriamo, Borgomanero mi sembra che oggi abbia pareggiato, comunque a livello di organico è una squadra che con Juve Domo e Borgaro penso ce la giocheranno per vincere il campionato. Noi dobbiamo tenere questa rabbia che oggi i ragazzi avevano, ma non durante la partita, prima della partita. Ecco. Noi dobbiamo sempre ricordare da dove arriviamo, allora sicuramente ce la possiamo giocare con tutti. Se abbassiamo un attimino la guardia, ecco che poi gli episodi, sarà strano, ma diventano negativi nei nostri confronti. 4-0, paradossalmente però la prima occasione l'ha avuta l'Omegna. Se Soncini la butta dentro, forse siamo qui a parlare di un'altra partita. Sapevamo che oggi era una partita per noi molto molto difficile, arrivavamo qui con squalificato Mastropasqua, infortunato Caterisano, si è rotto i legamenti crociati, Lattari si è fatto male dopo 20 minuti anche se poi è rimasto in campo, Appetito, la prima palla per fare gol l'abbiamo avuta noi, non l'abbiamo fatta, due ripartenze loro, 2-0, nel primo minuto del secondo tempo altra palla gol loro, hanno fatto gol 3-0 e la partita si è chiusa lì. Ecco, tra l'altro, come a Verbagni è successo, subito in avvio di ripresa, il gol degli avversari, che spiegazione si può dare? I primi due gol no, il terzo gol bisogna fare i complimenti loro perché hanno fatto veramente un'azione fatta bene, quindi quel gol lì purtroppo ci ha veramente tagliato le gambe.
bisogna subito rimettersi al lavoro, anche perché domenica è una sfida importante contro lo Chaves. No, domenica è una finale di Champions League, noi dobbiamo chiudere per forza il girone di andata almeno con 20-21 punti, quindi per noi domenica è una finale di Coppa Campioni, alla moda vecchia, non Champions League, di Coppa Campioni. In effetti ha ragione Robert, domenica partita importantissima con Omegna, Charvenso a Liberazione. Abbiamo letto della partita importantissima di Udomo Virtus Verbania, un pronostico Alessandro, poi ti salutiamo. Vince Verbania. L'altra volta avevi azzeccato il pronostico, attenzione però. Non te l'avevo fatto non fare ricordo. Forse. Quindi devi cambiarlo. Allora io devo dire vince la Juve Domo, sono a posto. No beh, logico, speriamo di vincere noi, poi Edi? Visto che la nostra squadra lo scaramantico è Sciala, sì. Dobbiamo tirargli addosso il sale e l'olio domenica prossima, e allora va bene. Okay, olio. Diciamo che non sarà pareggio, dai. Ok, io ringrazio Roberto Cominoli, ricordiamo mercoledì l'appuntamento con la Coppa sia per Gozzano che per Sporting Bellizzago. Grazie Roberto. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a Alessandro Ecca, grazie Alessandro. Grazie a voi. Seconda parte, adesso pubblicità, poi ci vediamo ancora qui a Dilettanti per Dire con Abbiati e Mastroianni. Seconda parte di Dilettanti per Dire, come vi ho annunciato prima, abbiamo con noi Carlo Abbiati. Ciao Carlo. Ciao, buonasera. E insieme a lui Filippo Mastroianni. Ciao buonasera Filippo. Buonasera a tutti. Ovviamente direttore sportivo del Dormerletto e nuovo direttore sportivo del Verbania 1959. La prima domanda a bruciapelo è per te, Carlo. Chi te l'ha fatto fare? Oh, bella domanda, me l'aspettavo. Davanti a una certa situazione che il Verbania non si è presentato per due domeniche, mi è stato chiesto in un primo tempo di allenare, siccome io non ho più intenzione di allenare, ma di avere un altro incarico, che è quello di mettere a servizio la mia esperienza in un modo diverso. Poi mandato questa carica, direttore sportivo, l'importante è che faccia qualcosa per il Verbania. E niente. Che ambiente hai trovato, Carlo? L'ambiente, ho trovato una persona molto seria che è il presidente, a primo impatto mi ha fatto questa impressione, difficilmente mi sbaglio, e adesso ho interessato altre persone, quindi diventiamo un po' più corposi. Perché l'importante secondo me è che i giocatori non si sentano soli, devono vedere la presenza sia gli allenamenti che la partita di persone che gli sono vicino. E quindi portare un po' di entusiasmo, un po'. Intanto ieri è importante ci siamo presentati in campo. Questa forse è la prima vittoria, però chiedo anche a Filippo un giudizio da esterno, no, sulla vicenda del Verbania di cui in tanti hanno e abbiamo parlato. E questo che ti chiedo, questo Carlo, credo che sia anche importante evitare confusione, no? Perché è oggettivo che nelle ultime settimane ci sia stata una clamorosa confusione. Mi spiego meglio, ne abbiamo fatto anche prima, abbiamo parlato anche ai microfoni spenti. Cioè, mi metto nei panni dell'appassionato verbanese, ma anche dell'appassionato di calcio che legge sui giornali, guarda la televisione. E un mese e mezzo fa, tra il presidente in Serra e per esempio in Movilli c'era stato uno scambio di opinioni durissimo, cioè nel senso io mi ricordo i comunicati stampa dell'uno e dell'altro sulla vicenda di questo campo. Un mese e mezzo dopo invece scoppia la pace, poi magari tra un mese e mezzo riscoppia la guerra, cioè, quindi quanto è importante fare chiarezza su questi punti, perché la gente difficilmente capisce com'è possibile che un mese fa due non si parlassero, un mese dopo sono nuovamente migliori amici, prima cosa, quindi su questo. La seconda è sulla scelta di Walter come allenatore, e la terza anche sul mercato ormai prossimo. È chiaro che mi risulta siamo stati anche promessi delle partenze al mese di dicembre da parte dello stesso presidente in Serra ad alcuni giocatori, i nomi possiamo anche farli, quelli di Leva, di Progni e di Agosti, quindi cosa c'è di vero? Però partiamo dai rapporti, no, Carlo? Oh, per quanto riguarda i rapporti, io sono lì anche per quello, quindi il mio compito è cercare di mettere un po' di ordine se ci sono state anche delle incomprensioni. La cosa importante è che siamo riusciti ad avere ancora il campo di allenamento su Assantino,
che ce l'ha in gestione immobili. Ma sto accordo, non poteva essere fatto prima, quello io, che io dico. Hai ragione Daniele, io non c'ero, io guardo da adesso in poi quando ci sono io. Io non dico che perché sono arrivato io c'è a disposizione il campo di Santino, però comunque è successo. Quindi io ho un sacco di lavoro da fare, lo faccio volentieri. Prima mi sono dimenticato di dire una cosa, chi te l'ha fatto fare? Me l'ha fatto fare l'amore che io ho per il Verbania, perché penso che qualche pagina l'ho scritta sia da giocatore che da allenatore, quindi io ho queste sensibilità e sono come quell'innamorato di una donna che anche se la vedo insieme a un altro non ci credo che mi sta facendo le corna, e io vedere il Verbania morire non ci credevo. Sono stato interpellato e con grosso entusiasmo sono venuto in aiuto. Adesso non so se ho fatto saranno un posteri largo sentenza. Prima sì. Che tu mi risponda anche sulla questione relativa al buon Walter, che l'aveva detto anche qui a dire tanti per dire il suo sogno, lo ha coronato, chiedo, metto benzina, cioè nel senso, Filippo è un tuo avversario nel campionato, nel Dormelletto partecipa allo stesso campionato del Verbania 1959, tra l'altro come vediamo anche dalla classifica sta facendo un campionato straordinario, un'altra vittoria ieri in piena zona playoff. Le avversarie del Verbania cosa pensano di questa situazione? Cioè, è chiaro che c'è una squadra che non ha giocato due partite, ha regalato 6 punti a tavolino al Villanova e al Piedimulera, e ieri si è presentata, tra 3 settimane cambierà. Cioè, il parere delle altre squadre, cioè, senza peli sulla lingua, la verità Filippo? La prima cosa che viene fuori è che praticamente il campionato è sfasato, praticamente 2 partite non giocate. Tutti facevano già i conti, le società si ritira al Verbania, come va a finire, tolgono i punti, aggiungono i punti. È chiaro che non è che sono tutti contenti. Era meglio se si presentava anche le altre partite, che le perdeva, ma però che si presentava, che secondo me volendo potevano cercare almeno di presentarsi in campo. Carlo? Penserei anch'io la stessa cosa se fossi nei panni delle altre squadre, lo ammetto. Però ripeto, io rispondo da quando ho questo incarico in poi. Tutto quello che è successo prima purtroppo si sa, quindi io mi sto adoperando con tutte le mie forze per riuscire a... Ecco, poi un'altra cosa, che poi prima di rispondere anche su Ghetti, poi ci vediamo anche le prime partite, un esempio su un po' di confusione, no? Mi sembra che nell'organigramma, ne ho parlato col presidente settimana, è stato reinserito la figura di Amato, no? Ecco, cioè, il tifoso. Amato ha cominciato la stagione al Verbania, è andato alla Virtus e ritorna al Verbania. Cioè, capisci che è veramente complicato da capire? È veramente complicato, cioè, nel senso, certe volte è dura, eh? Lo so. Vabbè. Rispondimi su Ghetti, dai, non ti voglio mettere in difficoltà, rispondimi su Walter. Ecco, Walter è semplice, quando mi è stato chiesto di fare un nome di un allenatore, secondo me in questo momento andava una persona che avesse entusiasmo, voglia, e sapendo che Walter allenare Verbania voleva dire toccare il cielo con un dito, io ho fatto il suo nome per questo motivo qui, perché in questo momento, ripeto, andava a avere una persona di questo genere qui. Non è assolutamente vero, come avevo sentito, che io non avevo ancora questo incarico, che in un primo momento, quando lui si era presentato a Mergozzo, i giocatori avessero dato un parere negativo. Assolutamente non è vero, perché lui anzi quella sera si è fermato, ha parlato con i ragazzi, e tu lo conosci benissimo, anche col suo modo di fare, gli aveva anche un po'... Tu ieri avevi la partita, no? No, ieri io avevo un... Ma che sciarpa aveva, che non l'ho capito, ho visto le foto su IM Calcio, forse su Sport. Non ho capito che sciarpa avesse, adesso glielo chiederò. Era quella della Sampdoria, come Ferrero? No. Non lo so, è una sciarpa strana, sembrava una sciarpa della Lazio, quindi... Beh, che è... Sai che lui è... Sì, è pittoresco, senza quello un bel dubbio. Allora, calcio giocato, poi torneremo ancora a parlare del Verbania, però parliamo di questo campionato, con la vittoria della Licese, 1-0 sul campo dei Piedimulera. Il servizio di Martina Tomola.
L'Alicese espugna il comunale di Piedimulera, conquistando una vittoria quanto mai importante su un campo ostico come quello solano. 1-0 è il parziale finale nello scontro di vertice odierno, che è stato oltretutto molto combattuto. Un risultato che permette così ai ragazzi di Mister Ion di rimanere nelle posizioni alte della classifica, non senza qualche rimpianto da parte dei gialloblu. Durante i primi minuti è l'Alicese a tenere in mano le redini del gioco, gestendo meglio il pallone e concedendo pochi spazi agli ossolani. Al terzo, Barrosso dalla distanza si conquista lo spazio e tenta la conclusione. Brusa respinge corto e Repossini da posizione defilata appoggia in mezzo per Carnaroglio, che sottoporta, calcia a botta sicura, ma l'estremo difensore ossolano abbassa la saracinesca e gli dice di no. Al 14esimo i ragazzi di Mister Ion si presentano nuovamente dalle parti di Brusa, con Comotto che va al tiro, la palla termina alta. Sul cambio di fronte al 20esimo ci prova Asero, che in seguito ad un'azione corale dal limite dell'area calcia di collo pieno, ma la traiettoria è troppo centrale e Rainero fa sua la sfera. La partita è molto combattuta e dopo un solo minuto si fa vedere Carnaroglio, che da buona posizione tenta il tiro, il quale si infrange sul fondo. Dopo una prima fase dominata sul piano del gioco dai vercellesi, gli 11 di Mister Tabozzi trovano il piglio giusto e prendono il sopravvento sulla gara. Al 26esimo Asero guida un contropiede insidioso e favorisce la conclusione di Fernandez, che ben appostato al limite dell'area tenta il sinistro a giro, ma Rainero si oppone e con la punta delle dita devia in angolo. Sul corner conseguente scambio tra Asero e Fernandez con il numero 7 Solano che da posizione defilata prova a sorprendere il portiere ospite, che però trattiene. Al 28esimo Asero dal fondo appoggia indietro per Moretti, che si coordina e calcia, mandando però di poco a lato. Al 32esimo i padroni di casa hanno un'occasione d'oro per portarsi in vantaggio. Minardi, all'interno dell'area, nel tentativo di allontanare la sfera, colpisce con il braccio e il direttore di gara assegna il penalty a favore del Piedimulera. Sul dischetto si presenta Asero, ma Rainero indovina la traiettoria, negandogli così la gioia del gol. Nei minuti seguenti la coppia Pasin-Asero si rende pericolosa, ma l'estremo difensore Granata è ancora provvidenziale. Risponde l'Alicese al 39esimo con Carnaroglio che approfitta di una respinta corta di Brusa e da due passi prova l'incornata con il portiere gialloblu che questa volta trattiene. Prima dello scadere c'è ancora tempo per un corner insidioso di Menabò che attraversa tutta l'area piccola con Carnaroglio e Repossini che non riescono a trovare la deviazione vincente. Al rientro dagli spogliatoi l'Alicese è ancora più agguerrita e al 13esimo si porta in vantaggio. Iob all'interno dell'area sgambetta da dietro Bernabino e anche questa volta il direttore di gara non ha dubbi e decreta il calcio di rigore. Dagli 11 metri Menabò non sbaglia e firma l'1-0 per i suoi. Brusa è protagonista, prima al 18esimo quando con i pugni respinge un cross teso di Barrosso e poi al 26esimo quando si oppone ad un tiro di potenza del solito Menabò. Alicese chiama, Piedimulera risponde. È il 33esimo quando Papa serve Asero, che allunga per Palfini, il quale a tu per tu con Rainero tenta il pallonetto, ma spedisce alle stelle. Si fa vedere ancora il Piedimulera al 36esimo. Asero dal fondo serve Palfini, che spalle alla porta appoggia per Moretti, il cui tiro però lambisce l'incrocio dei pali. Non succederà più nulla e la partita terminerà così 1-0 per l'Alicese. Dunque Carlo, abbiamo visto le immagini di Piedimulera Alicese e lo chiedo anche a Filippo, se ci rivediamo la classifica, è una classifica divisa in due, o meglio, il Dormelletto non l'ha fatta dividere in due con la vittoria di ieri, però oggettivamente quelle tre là davanti, lo diciamo sempre, però c'erano Romentinese e Alicese, sono destinate a fare un campionato a sé e potrebbe anche essere un problema, spiego questo, cioè io credo che in tre si giocheranno davvero la vittoria del campionato fino alla fine, quelle che rimarranno deluse potrebbero anche avere un contraccolpo psicologico ai playoff e quindi chi dietro, Dormelletto, Fumarco, Piedimulera, Accademia o Villanova, chi tra queste andrà ai playoff potrebbe anche approfittarne, però quelle tre lì hanno qualcosa in più, Carlo e Filippo. Sei d'accordo Carlo? Senz'altro, sì, penso proprio di sì. Avranno anche i mezzi in più, perché poi sai quando arrivi alla fine devi anche dire faccio il passo o non lo faccio, perché poi passare di categoria implica sempre... Sì, dalla promozione all'eccellenza cambia. Filippo? Secondo me sono tre squadre attrezzatissime per puntare a vincere, ma secondo me inserirei anche qualcun'altra, tipo l'Accademia, Fumarco, anche lei, anche il Piedimulera, non è da scartare il Piedimulera. Villanova... Secondo me, come noi, cercherà di salvarsi anticipatamente. Sì, beh, adesso e giocarci, prendiamoci in giro. Mancano 6 punti la tua salvezza. Io conto di farne 9 per essere sicuro.
E poi? E poi ci divertiremo. Ma merito del direttore sportivo, dell'allenatore o della società? Cioè il campionato straordinario che state facendo. Io dico che il Dormelletto è la rivelazione del campionato di promozione e secondo me l'Inter Farmaci è la rivelazione del campionato di prima categoria. Perché io sono onesto, se guardavo la rosa prima, ne parleremo poi dopo, cioè a bocce ferme non avrei pronosticato l'Inter Farmaci primo. Nelle prime quattro senza alcun ombra di dubbio, ma prima con sei punti di vantaggio e con questa sicurezza e padronanza con le vittorie che ha fatto negli scontri diretti, sia con il Briga sia con la Castellettese, dimostrano la bravura di Marco Zanetti e anche della società. Però secondo me è una grande sorpresa l'Inter Farmaci primo con quel vantaggio. Però in promozione siete voi la sorpresa, Filippo. La società ci ha messo in condizione di lavorare bene, col mister abbiamo iniziato a maggio a cercare di inserire i tasselli che potevano servirci, non li abbiamo inseriti tutti, però sono convinto che abbiamo costruito un'ottima squadra, un bel gruppo perché è un gruppo molto affiatato, sono tanto amici, si trovano anche durante la settimana in fuori giro. Finita la partita, la domenica si trovano tutti insieme a fare l'aperitivo, quindi a volte è meglio avere un gruppo di amici che giocano insieme, che si aiutano sempre, che avere tanti nomi che poi crea problemi alla società. Ma è vero che quell'aperitivo lo paga sempre il direttore sportivo, lasciano segnato? Ma il direttore sportivo non ci va? No, lasciano segnato, poi paghi tu, passi tu dopo. Ah, ok. Ecco, quello di domenica è già così, cioè, dove vanno a fare l'aperitivo, lasciano segnato che passa la settimana dopo Filippo Mastro. Va bene? Va bene. Don Perignon per tutti. Siete oggi le interviste di Piedimulera Licese. Noi sapevamo che oggi avevamo una partita molto difficile contro un'ottima squadra, avevamo tra virgolette paura, siamo venuti qua un po' coperti, a giocare un pochettino coperti perché, ripeto, noi avevamo bisogno di vincere perché le altre due squadre davanti a noi avevano comunque delle partite più semplici. Il rigore ha sbloccato una partita che era una partita secondo me equilibrata, abbiamo rischiato di andare in svantaggio, il nostro portiere ha fatto un'ottima parata sul rigore, direi un risultato tutto sommato favorevole alla Licese, ci poteva stare anche un pareggio, forse qualcosina in più abbiamo fatto nel secondo tempo, abbiamo legittimato un po' la vittoria, ecco. Terzo risultato utile consecutivo per la sua squadra, un rullino di marcia che è sempre molto positivo. Sì, direi di sì, stiamo facendo bene, stiamo giocando delle ottime gare, abbiamo un paio di ragazzi che stanno recuperando, speriamo di fare questo fino al campionato per portarci alla fine del girone d'andata proprio a ridosso delle prime. Ecco. Domenica prossima affronterete in casa l'Oleggio che quest'oggi ha vinto contro il Verbania che è ritornato in campo. Sì, io ho le mie idee sul discorso Verbania, preferisco tenerle per me, sono cose che a me non piacciono molto, capisco le difficoltà di una società che però così si falsano un pochettino i campionati. Noi faremo una partita in casa con l'obbligo di vincere per rimanere attaccati, speriamo di riuscirci. Mercoledì abbiamo la Coppa Italia, quindi non avremo il vantaggio di essere freschi, ce l'avranno loro. Però noi è chiaro che da qui a dicembre dobbiamo cercare di fare bottino pieno per rimanere attaccati. Oggi sapevo che era difficile perché sapevo di giocare contro una buona squadra e infatti l'hanno confermato perché sono una buona squadra, anzi sono quelli che ho visto giocare meglio a calcio, secondo me. E l'abbiamo giocata ad armi pari, quindi l'abbiamo persa. Purtroppo gli episodi, noi il rigore l'abbiamo sbagliato, non so nemmeno se c'era, perché forse anche se non ce lo dava io non protestavo. Però poi l'abbiamo sbagliato, loro invece l'hanno fatto. Abbiamo giocato, ripeto, alla pari con la Licese, per noi è una buona partita, infatti ho fatto i complimenti ai ragazzi e dobbiamo stare sereni. E adesso domenica andiamo a giocarci un'altra partita fuori casa, tranquilli, il nostro lo stiamo facendo. Se vedevo una squadra disorganizzata allora mi arrabbiavo o senza la testa giusta, invece hanno giocato una buona partita, era difficile oggi perché sul campo così col vento non è mai bello giocare col vento, però il vento c'è per tutte e due, quindi sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Facciamo un passo indietro, domenica scorsa non avete giocato contro il Verbania in quanto i ragazzi non si sono presentati. Sì, quella è una pagina
bruttina di questa promozione, però adesso mi sembra che oggi giocavano, non so, io devo pensare alla mia squadra e guardare a casa mia. A Piedimulera si sta bene e stiamo facendo il nostro, dobbiamo fare più punti possibile, quello sicuro, e sicuramente da domenica, con la testa di oggi, sicuramente problemi non ne abbiamo. Allora, vuoi rispondere al DS della Licese, a Tabozzi? Ma quando senti dire in un modo puoi accettare, quando senti parlare in un altro modo puoi anche rispondere che ognuno guardi in casa sua, che forse è meglio. Dipende dal modo che ti esprimi, accettare le cose. Tra l'altro, prima ho letto delle rivelazioni di Ormelletto, io ho un'altra rivelazione, è il Piedimulera, cioè io non me l'aspettavo così in alto, dopo la rivoluzione, dopo la partenza, ne parlavamo mentre andava a servizio di giocatori importanti, soprattutto quelle di Alessandro Elke, che sta facendo faville a Domodossola in eccellenza. Non pensavo che potesse essere così protagonista, così vicino ai playoff, anzi in piena lotta ai playoff, quindi l'ho detto anche due settimane fa, credo che in questo progetto si veda oggettivamente la mano tanto del tecnico, cioè nel senso che sta davvero infondere, far dare a quel giocatore quel quid in più, Filippo, che ti fa andare oltre. Allenatore fondamentale in una squadra, sicuramente. Io, la partita che abbiamo fatto noi con Piedimulera ci è andata abbastanza bene, secondo me. 1-0 avete vinto, no? Abbiamo vinto, diciamo che non meritavano la sconfitta, anche perché, da come si era messa la partita. Hanno sicuramente giocato molto bene e secondo me, lo dicevo anche prima, è una squadra che può puntare molto in alto sicuramente. Carlo, eravamo in debito con la terza risposta, non relativa al mercato. Come ci si arriva al mercato? Cioè, con un po' di timore da parte tua? No, ti confesso che già la settimana scorsa mi sono mosso e ho avuto gratitudine a sentire le risposte di qualche ragazzo che, pur avendo delle proposte di società di promozione di medio-alta classifica, vogliono venire a Verbania. Quindi dico, con tutte le cose, le vicissitudini di questi ultimi anni, sentirsi dire così, cioè, mi dà quella forza, quella voglia proprio, mi fanno ancora più venire voglia per il bene del Verbania, perché sinceramente non me l'aspettavo. È vero che ci sarà un incontro tra il presidente e il sindaco per la possibilità di giocare al Pedroli il sabato? Mi risulta di sì, che ci sarà un incontro per poter usufruire del campo a Verbania. Ma economicamente sarebbe un bel assist per voi? Chiaramente, insomma, è ovvio che giocare a Ornavasso ha un costo dell'affitto del campo, ovviamente, certo. Dunque, Accademia Fomarco, altra non sorpresa, perché Fomarco non può essere considerata una sorpresa, è una squadra che ha giovani di valore e ha attaccanti che il gol lo fanno quasi sempre. Vittoria 2-1 sul campo dell'Accademia. A Santa Cristinetta un bellissimo match, lo vince il Fomarco 2-1 contro l'Accademia Borgomanero. Andiamo in cronaca. Al quinto minuto del primo tempo, alla prima occasione utile, il Fomarco passa in vantaggio. Calcio d'angolo di Margaroli e sul secondo palo spunta Dell'Oro per l'1-0. Ospite al decimo risponde prontamente l'Accademia. Calcio di punizione di Valsesia per Conchedda, ma si salvano gli ossolani. Al dodicesimo gli spazi si aprono e il Fomarco ne approfitta. Bogani dentro per Margaroli, ma Ramazzotti protegge bene il suo palo. Al ventottesimo Cosentino si libera bene e calcia. Tiro doppiamente deviato dalla retroguardia del Fomarco. Al trentunesimo Poletti schiaccia sull'acceleratore sulla sinistra, si accentra e impegna Aglioli. Al trentottesimo Rota recupera un gran pallone, lo consegna a Bogani che lo appoggia a Margaroli, ma la conclusione è appena larga. Al quarantaquattresimo minuto il pallone schizza fuori dall'aria sui piedi di Valsesia, che chiama al miracolo nell'angolino Aglioli. Sugli sviluppi del
Sul seguente corner Valsesia disegna la parabola vincente insaccata da Guidetti al secondo centro in campionato. Nella ripresa al decimo super chance per il Fomarco, Margaroli per Mariano che centra il palo e poi Margaroli sciupa. Alla mezz'ora Santa Cristinetta viene scaldata nel suo gelo da una meravigliosa magia del giovane Mariano al quarto timbro in campionato. Al 41esimo Margaroli non chiude con qualche minuto d'anticipo il match, ma il Fomarco regge e porta a casa i suoi primi tre punti lontano da Pieve Vergonte. Mentre i due direttori sportivi stanno già anticipando i tempi perché stavano facendo già il mercato delle rispettive squadre, l'Accademia qualche movimento lo fa secondo te, Filippo? Da quello che so io, Bini e Cosentino traballano un pochettino, quindi secondo me sono destinati a partire. E chi arriva al loro posto? Io ho sentito Dugnani, sicuramente, però... Non sono. Okay, ogni volta che vieni poi fai polemiche, bravo. Perché dai i nomi e poi si arrabbiano tutti. Sentiamoci le interviste di Accademia Fomarco. È stata una partita aperta, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con tante occasioni da gol sia da una parte che dall'altra, quindi credo che chi ha visto la partita non si sia annoiato. Abbiamo provato a vincerla dopo un primo tempo dove siamo andati sotto subito, quindi è stato in salita per noi, siamo riusciti a recuperare, abbiamo fatto secondo me una buona mezz'ora nel secondo tempo dove abbiamo avuto una supremazia abbastanza importante in campo, poi abbiamo commesso un errore grave nell'occasione del loro secondo gol e non siamo più riusciti a rimontare, abbiamo fallito un po' un esame di maturità secondo me, nel senso che venivamo da un periodo di buone prestazioni, anche oggi non abbiamo disputato una brutta gara, però abbiamo dimostrato di essere ancora poco maturi per poter ambire delle posizioni migliori di quelle che abbiamo in questo momento. In generale, voi avete fatto la partita anche perché siete passati in svantaggio, ma già nei primi 5 minuti eravate stati voi ad entrare in campo per impostare la partita, il gioco, e loro sono ripartiti in contropiede dal primo tempo e poi anche nel secondo tempo, perché anche le migliori occasioni che hanno avuto le hanno avute in ripartenza. Ma sì, io credo che sia una prerogativa di questa squadra quella di saper giocare bene sulle ripartenze, perché le caratteristiche dei loro giocatori in attacco soprattutto si sposano benissimo con questo modo di giocare e lo hanno fatto bene, lo sapevamo, abbiamo commesso qualche errore in fase difensiva che poteva costarci caro nel corso della partita. Nell'occasione del gol era una situazione di gioco dentro la nostra area con i nostri difensori comunque schierati e quindi era evitabile che si potesse lasciare quello spazio all'avversario per calciare. Ma ripeto, a noi premeva fare la partita perché sono queste le nostre caratteristiche, lo facciamo sempre, cerchiamo di farlo, sappiamo di avere qualche limite ancora da superare perché qualche peccato di gioventù lo commettiamo e quindi sappiamo di dover crescere da questo punto di vista. Direi che la gara si è sviluppata in base al risultato, nel senso che noi siamo andati in vantaggio e loro offrivano grossi spazi per le ripartenze, abbiamo avuto più volte l'occasione di chiudere la partita, loro abbiamo lasciato magari un po' di più il possesso della palla, però alla fine sono stati pericolosi solo su palle inattive dove facevano sempre un po' di gioco ostruzionistico sul nostro portiere, infatti gli hanno fischiato un paio di falli anche sul portiere e su una situazione simile è nato il gol. Poi dopo nel secondo tempo secondo me la partita si è equilibrata ancora di più con occasione di entrambe le parti e nel momento in cui ci siamo riassettati anche in mezzo al campo abbiamo secondo me meritato il vantaggio. Probabilmente se non avessimo preso il quarto o quinto palo che colpiamo nelle ultime tre partite saremmo passati in vantaggio prima e avremmo potuto soffrire magari un pochino di meno nel finale. Dunque, abbiamo sentito le parole di Bonan e di Fusé. A proposito del dormelletto, siete contenti o cambia qualcosa? Cioè, c'era un po' di malcontento intorno a Mattioni, che è stato fuori tante giornate per squalifica, nelle ultime giornate mi sembra che invece stia facendo la differenza. Beh, questo è sempre stato un giocatore, quindi secondo me è un giocatore importante per il dormelletto. Per come lo conosco io, l'ho avuto
a Castelletto, l'ho avuto a Vrallo il primo anno, e dico la verità, secondo me è un giocatore importante. Però mi ha stupito anche a me le due espulsioni, quella a Villanova e quella con la Licese. Non era da lui, perché lui è sempre stato un tipo tranquillo, non è mai successa una cosa del genere. Adesso sta dimostrando che sta ritornando il giocatore di prima, l'ha dimostrato ancora ieri con la partita che abbiamo fatto ieri su a Valdengo, ha preso dei falli abbastanza cattivi, non ha reagito, non ha detto una parola, le ha prese, è stato zitto, se n'è andato, ha fatto la sua partita e ha dimostrato quello che vale. Carlo, abbiamo detto del mercato, dove deve essere rinforzato il Verbania? Del mercato, cioè dove devi intervenire? Ma un po' in tutti i reparti, penso specificatamente davanti. Abbiamo bisogno di 97 o 98, se è bravo può anche fungere come fuori quota, perché ne abbiamo solo due, ne avremmo tre, ma uno dei tre deve essere ancora operato al ginocchio, quindi se si infortuna siamo pochi. Quanto è penalizzante per voi, e io dico anche per la Virtus Verbania, non avere un settore giovanile alle spalle? Beh, fuori di dubbio, noi addirittura non abbiamo neanche la Juniores, perché ricordiamoci che l'anno scorso il Verbania si è salvato con i 98 della Juniores, ha finito il campionato con i 98, altrimenti già l'anno scorso, non so, non esisteva più, penso, perché alla fine certo. Hanno giocato i ragazzi che avevo poi io inizialmente dai 98. Noi non abbiamo neanche questi, dunque adesso è mio compito rimpolpare la rosa e avere un numero congruo in modo di poter... Tra i tuoi compiti ci sarà anche quello di allacciare, riallacciare, scegli tu il termine, i rapporti con la Virtus, con l'Interfarmaci ed eventualmente con l'Accademia? Non penso e non voglio neanche che succeda. Io sono a Verbania perché è il Verbania storico. Io vesto quella maglia lì. Non vado oltre perché dopo sembra che voglio polemizzare. Per me Verbania esiste. Verbania 1959. Punto e basta. Sei stato chiarissimo. C'è anche l'Interfarmaci che sta dominando, grazie alla vittoria di ieri, il campionato di prima categoria. 1-0 a Castelletto. Andiamo a vedere la partita. La capolista Interfarmaci si riprende e lo fa alla grande vincendo qui al Pierino Orioli di Castelletto Ticino per 1-0. Andiamo a vedere le azioni principali. Al 20° minuto Spitaleri in mezzo all'area per Rinaldi che colpisce di testa ma Galli mette in corner. 5 minuti più tardi Ningua alla conclusione dalla sinistra ma ancora Galli c'è. Al 28° si vede l'Interfarmaci, Oliva calcio di sinistro, la palla finisce a lato. Al 38° il gol partita, Calloni direttamente su calcio di punizione, Mira viene tradito dal rimbalzo della sfera che beffardamente finisce in rete. Poi arriviamo al 44°, Bugogna di esterno destro, Galli si ritrova proprio la sfera tra le mani. Un minuto dopo l'Estacai sull'altro fronte salva tutto con l'Interfarmaci molto pericolosa, il cross era di Zanetti. Passiamo nella ripresa, al 6° ancora Zanetti dalla sinistra per Oliva di testa, la palla finisce a lato di pochissimo. Al 15° c'è una traversa piena su un missile di ganci da fuori area. Al 40° poi, episodio curioso, viene espulso il guardaline dell'Interfarmaci Verbania. Al 45° cartellino rosso per Venco, castellettese che resta in 10, ma al 50° viene espulso anche Oprandi, dunque parità in campo ristabilita, ma il punteggio non cambia più, Castellettese 0, Interfarmaci 1. Luca, abbiamo visto le immagini relative alla vittoria dell'Interfarmaci, siete d'accordo con me che è la sorpresa del campionato, pur essendo prima in classifica, Filippo e poi Carlo? No, senza un po' di dubbio, ma sicuramente so che è una buona squadra e poi il mister ci mette sicuramente del suo. Perché il mister Zanetti sicuramente è un buon allenatore preparato, e sicuramente una buona parte ce l'ha messa lui. Di merito tu dici? Sicuramente. Carlo? Per me non è una sorpresa perché conosco il gruppo di giocatori, come si diceva prima l'importante è il gruppo, dove talvolta raggiungi dei risultati che non avresti mai pensato. E in più conosco bene Marco, l'ho avuto ad Arona, e vederlo lavorare in campo, lui lo sa quanto io lo stimo, perché l'ho seguito, ci si parlava e mi diceva ma mister, ma cosa mi sta dicendo? Ho detto vai avanti così che va bene, e non ho avuto torto perché sta facendo bene.
Prima mi hai risposto sul rapporto con l'Accademia Virtus Verbania, con l'Interfarmaci ci potrebbe invece essere un dialogo maggiore, punto di domanda? Non conosco nessuno dell'Interfarmaci, o meglio, non così personalmente a livello calcistico. So che è una società ben organizzata, che ha le idee chiare e potrebbe essere magari in futuro quella che se sale di categoria, se ha dei programmi, però non ho quella conoscenza proprio diretta. Prima, mentre eravamo in attesa di entrare, abbiamo fatto il conto delle squadre che ci sono a Verbania, no? È un numero impressionante, lasciamo stare poi il CSI perché lì se ne aggiungerebbero altre, però sono 6 squadre, 7. È chiaro che un passo indietro un po' tutti lo devono fare, Carlo, cioè io credo che o si ragiona, si mettono da parte alcune situazioni, magari si dimentica del passato, si fa finta di nulla e si avvia un progetto unitario, o altrimenti è destinata ognuna di queste società ad avere delle difficoltà e dei limiti in futuro. Guarda, io faccio un discorso, diciamo così, paritetico, che ho sempre sostenuto. Io dico che nella nostra zona di Verbania e anche appena fuori, ma soprattutto Verbania, abbiamo un capitale di ex giocatori che sono arrivati a certi livelli che è inestimabile. Poter interessare queste persone che hanno vissuto il calcio vero sarebbe per noi l'essenziale. Allora io mi chiedo come mai queste persone, che oltretutto sono partite da Verbania, dal settore giovanile Verbania, che invece di fare l'operaio con me, come me, hanno fatto una grande carriera e vivono ancora di questi bellissimi ricordi, che è inutile che facciamo i nomi. Ma li abbiamo capiti tutti. Ecco, cioè, sì. Ma io parlo quelli proprio di Verbania, cresciuti nel Verbania, no? Dove devono ringraziare la persona di Pedroli, perché se ai tempi non c'era Pedroli il Verbania non sarebbe mai arrivato in Serie C, che con le sue conoscenze poi questi ragazzini, perché sono miei coetanei e si giocava insieme, ovviamente erano anche bravi, oltre che seri, già, erano già uomini da ragazzi, perché poi che conta riuscire e avere la testa. Come mai queste persone, pur essendosi in passato avvicinati al calcio Verbania, non hanno avuto quella continuità? Ci sarà un motivo? Io penso di sì. Allora, qual è la risposta? È che l'ambiente è quello che è. Evidentemente non vedono che ci sono delle persone che possono dargli quel motivo di entusiasmo per poter, perché non gli costerebbe nulla dare, anche solo, adesso scusate, lo sto facendo io, che io chi sono? Io non sono, confronto loro, non sono niente. Lo faccio io per delle mie sensibilità che ho verso la maglia del Verbania che ho indossato, anch'io quei tempi, non devono averla loro? Evidentemente se non ce l'hanno è perché non vedono le cose. La domanda provocatoria che ti faccio è questa, alla luce di tutto e alla luce anche di questi tuoi ragionamenti, è recuperabile o è irrecuperabile il rapporto con la piazza, con la Verbania città? In 20 secondi poi ci vediamo l'intervista di Interfarmaci Castelletti. Ma per me è recuperabile e come sono fatto io mi piacerebbe fare una bella tavola rotonda e poter essere io a provocare certe cose, perché secondo me se si mettono insieme tutte queste testoline viene fuori qualcosa di veramente... Allora, ma hai dato l'assist, perché l'idea di una tavola rotonda, di un confronto pubblico, mi è stata lanciata anche settimana scorsa da Luigi Pedretti, di organizzare una tavola rotonda, un dibattito sul futuro del calcio Verbania, visto che tu raccogli indirettamente, anche tu rilanci la palla, perché non organizzarla nelle prossime settimane? Ci lavoriamo, ci vediamo però all'intervista di Castelletti e Interfarmaci. Siamo partiti forse un pochettino troppo nervosi, col piede un po' sbagliato, partita comunque sentita in casa, volevamo far bene, parecchi infortunati, anche i ragazzi comunque hanno dato il massimo, peccato perché sulla lunga forse un punticino ce lo meritavamo. E tu hai recuperato tantissimi palloni, poi alla fine eri stanchissimo, infatti ho visto che insomma, ecco, ti chiedo, è arrivata questa propria sconfitta vostra, insomma, stagionale, proprio in un match importante? Sì, poco importa secondo me.
ci sta, prima o poi dovevi perdere. Il campionato è lungo, hanno perso anche loro domenica scorsa. 3 punti con l'Interfarmaci persi equivalgono a 3 punti persi contro un'altra squadra. A Grano, Riviera d'Orta, Vogogna, Sizzano. È un peccato perché stacchi appena appena, sono 6 punti, però sono convinto che comunque il campionato è lungo, ce la giochiamo noi, loro, come il Briga. Siamo 3 belle squadre, oggi è un peccato perché la traversa sono stati sfortunati, forse un punticino ce lo meritavamo, visto un po' il secondo tempo, l'andazzo del secondo tempo. La vittoria di Castelletto è la risposta a chi in questa settimana diceva che i tuoi forse avevano un pochino paura della quota, no? È un po' qualche vertigine di troppo, no, direi. Diciamo che la vittoria di oggi è la dimostrazione che questa squadra, magari non giocando un bellissimo calcio ma badando molto alla concretezza, riesce comunque a fare punti. Stare in alto per me vuol dire far punti e viceversa, perché comunque oggi a 32 punti senza fare il finto umile raggiungiamo penso la salvezza. Sentirmi dire queste cose magari per qualcuno può essere anche una cosa un po' strana. Noi siamo una squadra che assolutamente non è formata, non è nata per vincere il campionato, puntiamo tantissimo al discorso playoff, visto che fino alla 5ª posizione è utile, e lavoriamo per quello. Quindi quota, 1º o 5º posto per noi va bene. Senti, le tue squadre sono sempre abituate a partire bene, dalla Valle al Pombiese, al Dormelletto, eccetera. Quest'anno direi che stai confermando questo trend. Voi forse non eravate senza forse i favoritissimi, eppure adesso con questo colpo qui a Castelletto, insomma, la classifica si fa davvero molto interessante. Tu hai parlato di salvezza, però in effetti... Insomma... Sì, Andrea, il discorso è che purtroppo abbiamo perso una settimana, 6 punti di vantaggio su Castelletto li avevamo già prima del fischio inizio col Sizzano, quindi oggi abbiamo compensato quello che è il risultato di settimana scorsa, perché comunque siamo andati a 6 punti, ripeto, su Castelletto, quindi siamo una settimana in ritardo. Ci sta, le squadre partono bene, ma penso che sia frutto del lavoro, ma più che altro di una miscela positiva che si è creata nello spogliatoio, perché questo è un gruppo magari giocatori non tutti da prima categoria o promozione per chi guarda in prospettiva, ma sono giocatori veri che si applicano, che corrono e danno tutto in campo, e penso che oggi si sia visto per l'ennesima volta con una squadra che fa un gol e poi si difende, perché Castelletto, ragazzi, è una squadra fatta veramente per vincere e sono sicuro che alla fine gli verrà dato atto. 4-0. Complimenti a Zanetti. Ci vediamo ancora, non il servizio che abbiamo già proposto ieri, ma le interviste dell'altro big match, quello tra Briga e Vogogna, con il Vogogna che continua nella sua risalita in classifica. Le interviste di mister. Noi abbiamo assolutamente regalato un tempo, abbiamo assolutamente fatto bene il secondo tempo, ma loro hanno assolutamente meritato di vincere questa partita sotto ogni profilo e sotto ogni aspetto. Ti chiedo questo, tornassi indietro, magari Cardani lo metteresti subito, nel senso che quando è entrato ha cambiato la partita. Il problema è che Nicolò ha tolto 5 punti dalla tibia mercoledì e ti dico, allo stato attuale di cosa speravo io era che oggi Cardani facesse 0 minuti. È stato già un rischio, è stato un rischio farlo giocare, è chiaro che lui è un giocatore per noi importantissimo, è anche chiaro che adesso ci divertiamo domenica prossima con fuori lui, Varsesi a prima testa, Gallo, ammoniti prima testa e Gallo, espulsi lui e Varsesi, e ci divertiamo, però ripeto, questa squadra se vuole ambire a qualcosa di più, di un onorevole campionato da playoff, deve svoltare assolutamente, perché così prendiamo schiaffoni costantemente. Chiedo un'ultima cosa, al di là della sconfitta, due gravi ingenuità, no, da parte di Varsesi e Cardani, perché Varsesi ha mollato platealmente, l'abbiamo sentito chiaramente a quel paese il direttore di gara, poi Cardani ha cercato di rialzare l'avversario un po' troppo energicamente. Assolutamente, nel senso che già non è un buon momento, già non è un buon pomeriggio, se ci mettiamo anche del nostro sicuramente non ci aiuta, però questo adesso lo verifichiamo all'interno delle quattro mura, però ripeto, dobbiamo svoltare sotto tantissimi aspetti, perché così, come si suol dire, non va bene. Io sono contento, e questi 3 punti mi permettono di fare un bel salto in classifica, ma verso la salvezza, non verso altri obiettivi. E poi ho visto bene, io guardavo i ragazzini giovani che stanno crescendo e sono, diciamo, il valore aggiunto di questa squadra, perché parlare di Batro, Moggio, Cerini secondo me è abbastanza facile,
E invece tengo a precisare i 96, i 97 che entrano e giocano, che ci danno una mano anche loro, e sono veramente contento. Oggi veramente sono, penso sia calcisticamente che per tante altre cose, veramente contento. Ti chiedo questo, tu hai detto semplice salvezza, no? All'inizio è stata una stagione non facile, perché si veniva sull'onda lunga di quello che è successo l'anno scorso. Forse quando ve lo siete dimenticati di quello che avete fatto, avete cominciato a essere nuovamente il vero Bologna. Secondo me sì, ci dovevamo togliere di dosso il residuo dell'anno scorso, cioè quell'euforia. Noi siamo una squadra che, se stiamo bene come oggi, che ci possiamo allenare tutti, perché io non piango, però era un mese che mi mancavano giocatori importanti. Io a Crevola ho giocato con parecchie defezioni, in casa un'altra partita con un po' di defezioni. Fa parte del gioco, io come altre società, quindi, però per noi dopo, sai, rimpiazzare tutti non è facile. Quando li ho tutti, se tutti stiamo bene, se stiamo bene con la testa, e azzeriamo l'anno scorso, facciamo queste partite qua. Non so far niente. Dunque, io ringrazio Carlo Abbiati, credo di avere, che abbiamo dissipato tutti i dubbi. Grazie Carlo, in bocca al lupo per la nuova avventura, che sarà complicata. Grazie anche a Filippo Mastroianni. Grazie a voi, buona serata. Dilettanti per dire, torna lunedì prossimo, come sempre, alle 20.35.